Prego, coach. Tanto complimenti all'Urania, ha giocato una partita solida. Quando siamo arrivati ho visto che mancavano due giocatori, mi sono preoccupato anche di più, perché chi è vecchio come lo sono io, soprattutto di basket, sa che quando è così, con una squadra esperta, soprattutto fuori casa, tirano di fuori di più gli altri. Già era una partita molto importante per loro, ma anche per noi. Così si sono sentiti più responsabilizzati e hanno giocatori che sono abituati, come Montano, come Landi, a giocare da protagonisti, perché questa è una squadra che ha una rotazione molto lunga e quindi magari durante l'anno i minutaggi sono diminuiti. Quindi riguardo a noi, noi abbiamo fatto un primo tempo morbido, troppo morbido, e noi non possiamo permettercelo perché dobbiamo salvarci, e per salvarci bisogna avere la bava alla bocca. Venivamo da una partita giocata bene ma persa alla fine, bisognava avere più voglia. Hanno preso troppi secondi tiri, hanno fatto troppi canestri da secondi tiri, troppi canestri come volevano loro. Abbiamo sofferto troppo il post basso, sia con i piccoli, che lo sapevamo perché Poz ha troppi chili rispetto ai nostri giocatori, ma soprattutto con i lunghi. Questo ci ha costretto ad andare in rotazione, siamo stati poco cattivi nell'andargli davanti, nello spingerli, e quando li fai tirare con i piedi per terra, questi sono giocatori che fanno canestro. Quindi primo tempo morbido, secondo tempo meglio a livello di aggressività, però a livello di attenzione certamente non ci siamo stati. Dispiace soprattutto perché c'erano anche tanti tifosi nostri, che ringrazio, sono stati veramente importanti per tutti. Dobbiamo ancora crescere perché di partite ne mancano tante, e se vogliamo arrivare all'obiettivo così non basta. Quindi certo, recriminiamo ancora sulle tante occasioni perse, ma non dobbiamo guardare dietro, dobbiamo guardare avanti. Quindi speriamo di avere un po' di salute, che al parlarne oggi con l'Urania, che ha avuto due giocatori fuori, però noi erano 3 mesi che non eravamo tutti e che non ce l'avevamo tutti, però tra essere tutti e essere in condizione ne passa. Quindi adesso abbiamo bisogno di lavorare e di imparare da questa partita, perché dobbiamo sempre andare in campo come quelli che devono aggredire. Se pensiamo di andare in campo a far vedere quanto bravi siamo, abbiamo visto questa sera come no. Quindi pensiamo alla prossima, che è solamente Trapani, e cerchiamo di crescere ancora e di imparare la lezione. Domande? Grazie, coach.